Professor Olivieri, sono state tante le donazioni fatte all'ospedale Sacco di Milano, tra queste, in piccola parte, anche quelle di Alanews. Come sono state impiegate anche queste risorse? Certamente sì, certamente non in opere strutturali che naturalmente richiedono, come ben sapete, tempi lunghi, ma in questo caso abbiamo avuto una grandissima necessità di aumentare la nostra dotazione strumentale. Per cui questi fondi, per i quali ringrazio assolutamente tutti i donatori, assieme a tanti altri, sono andati ad esempio a comprare tutto quello che è servito in urgenza ad aumentare i posti letti di rianimazione, monitor, ventilatori, pompe a siringa e tutto quello che serviva, oltre a quello che naturalmente è stato fornito dalla Protezione Civile. E poi abbiamo dovuto potenziare, sempre dal punto di vista strumentale, il pronto soccorso, perché come potete ben immaginare è stato quello che ha dovuto far fronte all'afflusso massiccio, e quindi anche lì abbiamo comprato degli ecografi portatili, abbiamo comprato pompe a siringa e tutto quello che serviva, per saturimetri e quant'altro. Quindi sono stati utilizzati sicuramente permettere ai medici di cercare di curare nel migliore dei modi, grazie ai vostri fondi, i nostri pazienti.